Buonasera ad Edoardo Buffoni, questi titoli principali. Buonasera al nostro direttore Vittorio Zucconi. Ciao Vittorio, ben ritrovato. Ciao, passato un buon weekend, sopravvissuti al calcio e... Vabbè, da domani al Teatro Vittoria, che è a Testaccio a Roma, poi però va in giro in continuazione a Scanio. Se non foste mai battuti in un suo spettacolo, in un suo film, è fantastico. Un modo di recitare e di fare teatro che è unico e però può anche piacere molto. Invece il primo appuntamento è con Propatria, appunto, questo senza prigioni, senza processi. Ma era una squadra di Busto Arsizio, la Propatria, era una squadra di Busto Arsizio, una famosa squadra di calcio. C'era al tempo Propatria e Provercelli, però questa non c'entra. Ma ce lo regali un minuto del tuo spettacolo? L'inizio tutti almeno una volta nella vita, affacciandosi alla finestra, pensano di fare il salto. Per qualcuno è un'ossessione che attraversa il cervello ogni volta che si sporge anche soltanto a pochi metri di altezza. E stringe le mani sulla balaustra del balcone, sugli stipiti della finestra per non saltare. Questa attrazione per il vuoto è una specie di controvertigine. Solo pochissimi saltano per davvero, ma tutti, almeno una volta nella vita, affacciandosi alla finestra, pensano di fare il salto. Eccolo qua, questo è l'inizio proprio. Queste sono le prime parole ed è un tema, diciamo, di questo racconto, che è la storia di un detenuto. È uno che sta in prigione, che sta scrivendo un discorso. Questo sarà il discorso che lui userà probabilmente al processo per parlare della sua condizione, di come è arrivato fin lì e perché sta dentro. Però il suo interlocutore, benché silenzioso, parzialmente silenzioso, è Mazzini, che per lui è un po' il simbolo del rivoluzionario sconfitto, che Mazzini, tutto sommato, questo fu tra le varie cose che fu, uno che ai suoi tempi, anche quando l'Italia era in parte già fatta, già c'era, era considerato un terrorista, condannato a morte, imprigionato. Nel 1870, quando i bersaglieri attraversano la breccia della Porta Pia, lui, Mazzini, sta in galera perché ha tentato l'ennesima insurrezione, stavolta contro lo Stato italiano. Secondo spettacolo, La fila indiana, ne parli anche molto di scuola, Ma in realtà io l'argomento che affronto ruotano un po' tutti quanti attorno all'idea dell'istituzione. Propatria è l'istituzione per eccellenza, lo Stato, la nazione. La fila indiana è, parlo anche della scuola. Uno dei racconti della fila indiana è proprio il racconto dell'insegnante, l'unica insegnante che è rimasta nella scuola. Sono stati mandati via tutti gli insegnanti, quella di lingue straniere, perché tanto in questo piccolo paese si vive così bene che nessuno va all'estero, mandate via matematica, geografia, e rimane l'insegnante di fila indiana che insegna bambini a mettersi in fila indiana. E questa purtroppo è una storia in parte vera, nel senso che me lo raccontavano delle insegnanti di una scuola a Bologna, mi raccontavano che quando dicono ai bambini disponetevi in fila indiana e dicono ai bambini di disporsi secondo un ordine che decidono loro, non si mettono mai d'accordo sull'ordine d'altezza, perché c'è sempre qualcuno che dice di essere più alto di qualcun altro, sul colore dei capelli. Se invece chiami un bambino, quando chiamano un bambino e gli chiedono di mettere in ordine gli altri bambini in ordine di diversità, lui ha le idee chiare. Cioè, magari il bambino ha delle idee diverse, perché mette quello grasso è quello meno uguale rispetto a qualcun altro che pensa che il meno uguale sia l'immigrato o il bambino con gli occhiali. Però questa idea di uguaglianza, di diversità, è una cosa che purtroppo molti, anche bambini, ce l'hanno abbastanza chiara nella testa. Ripetere, dal 9 al 14 ottobre c'è il primo spettacolo al Teatro Vittoria, Propatria, poi dal 16 al 21 la fila indiana, dal 23 al 28 c'è Fabbrica, sì, appunto, che è la storia di un operaio, figlio di operaio, nipote di operaio in una fabbrica. In una fabbrica, che il primo giorno di lavoro conosce questa fabbrica, questo primo giorno, il 17 marzo del 1949, questo è un operaio che scrive una lettera alla madre, una lettera al giorno. Ne ha scritte tutti i giorni tranne quel giorno di 17 marzo 1949, e quindi a distanza di 50-60 anni recupera questa lettera e racconta il suo primo giorno di lavoro. E questa è Fabbrica. Mentre invece l'altra cosa che faremo è non soltanto lo spettacolo Propatria dal 9 al 14, quindi da domani al Teatro Vittoria, ma il 16 presentiamo anche il libro, perché esce anche il libro Propatria. Che è sostanzialmente un libro in cui puoi leggere ciò che tu recita a teatro. Un po' di più. Ci stanno anche altre storie dentro. E grazie a Scanio Celestini, che grazie è stato con noi. In bocca al lupo per lo spettacolo, grazie, che inizia domani. Grazie, davvero in bocca al lupo. Grazie di essere stato con noi. Ciao, ciao a Scanio. Direttore? Ehi. Scanio di qua. Ecco, io parlo qua. Ciao a Scanio, grazie che sei venuto. Che scherzi, grazie a voi che mi avete ospitato, molto contento. No, peccato che il tempo è quello che è, ma insomma è stato... Quando vuoi tornare ci fai un fischio e ce lo dici. Grazie, davvero, grazie. Va bene, grazie a voi e culo la balena. Speriamo. Grazie. Tanta merda, ciao. Stavo ricordando che in realtà ci ha fatto rialzare.